I live seguono il grande principio del what's in what you get, quindi tutto ciò che mettiamo in scena deve essere il più reale possibile, non ci deve essere, non dobbiamo mai rompere la sospensione di incredulità e quant'altro, e siamo tutti abituati che i punti sono solo lupi. Tutto questo è falso, non è vero, non è per forza così, soprattutto i punti non sono così. Tutti questi elementi che noi diamo per scontati sono solo tecniche che si sono un po' cristallizzate nella nostra tradizione, ma non per forza un live deve seguirle. Cosa sono queste? Come cazzo si davanti? Sono pessimo queste cose. Cosa sono quindi queste tecniche e metatecniche di cui andremo a parlare? Sono fondamentalmente tutto quello che compone un live. Questo bel 42 vi dovrebbe dare l'idea di quanto sia importante. Prima un pochino di accademia, qual è la definizione di tecniche e metatecniche? Ci sono centinaia di risposte a questa domanda. Se leggete Nordic Lab Wiki per giorni e giorni potete annoiarvi su degli accademici finlandesi che discutono di questo argomento inutile, per semplicità le divideremo in questo modo. Le tecniche sono tutti gli elementi esterni all'arte, quindi le schede personaggio, come sono scritte, come le comunichiamo, i workshop, le regole. E invece durante il live sono tutto ciò che avviene nella funzione del racconto che non distrugge l'ambientazione, la continuità di spazio e di luogo, e soprattutto che sono rivolte ai personaggi. Tutto ciò che noi diamo ai personaggi è una tecnica. Con metatecnica, invece, cosa intendiamo? Tutti quegli accorgimenti che mettiamo in scena durante il live vero e proprio, ma che saltano i personaggi e vanno a parlare direttamente ai giocatori. Oppure tutte quelle tecniche che distruggono l'unità narrativa e creano qualcosa d'altro che normalmente nella presentazione non riusciremo a fare. Per esempio, un flashback, un luogo fisicamente vicino ma idealmente separato. Tutte queste sono metatecniche nella nostra divisione semplificata. Su qualche esempio per capirci meglio di tecniche e metatecniche famose. Tecniche, personaggi pregenerati, quelli che noi facciamo sempre. Gli autori scrivono i personaggi, li danno ai giocatori che li giocano. Fate play, ovvero i personaggi possono avere dei fatti. I fatti sono delle istruzioni che lo staff dà e l'interprete di quel personaggio deve necessariamente portare a termine. Col fate play, come spiegavi nei casi, possono fare molte cose, può fare una grossa fate web, in modo che dando piccoli input che i giocatori non sentono pesanti, per esempio Giacomo può avere verso le 10 fai un giro nel bosco e qualcun altro uccidi la prima persona che trovi nel bosco, e che è già diverso da scrivere uccidi Giacomo, che sembra molto più pesante. Così invece fai creare queste piccole coincidenze, ai giocatori sembrano quisquiglie, in realtà li stai obbligando a fare il cazzo che vuoi, però in te è più o meno un'illusione di essere loro i veri protagonisti. Arsamandi è una tecnica di sostituzione, di astrazione, e come tutte tecniche di questo tipo serve a simulare qualcosa che difficilmente si riesce a fare. In questo caso gli atti sessuali è un tipo di regola per simulare, di solito si toccano dei cazzi di gomma, e se qualcun altro lo vuole raccontare che è più a suo agio di me, questo lo faccio pure. Diciamo che è il corrispettivo della sfera sessuale di quello che può essere picchiarsi con le armi lattice, che è un metodo per simulare le mazzate, che difficilmente si possono fare per più di una volta, quantomeno. La prima volta tutto posso fare, secondo me. E chiaramente invece durante un live, musica diegetica, ovvero che è percepita anche dai personaggi, questa è sicuramente una tecnica. Invece, metatecniche. Cosa abbiamo? La black box, una delle metatecniche più famose, o meta room viene anche chiamata. Una stanza nella location, ma esterna alla storia, al tempo, luogo del racconto, dove è possibile fare cose diverse. Per esempio, i personaggi potrebbero parlare con un master che interpreta la loro coscienza, e quindi fanno questi monologhi con loro stessi. I personaggi potrebbero giocare episodi del passato, perché può essere un codice. Se io regalo un fiore a un altro personaggio e lui lo accetta, vuol dire che è disposto a seguirmi in questa stanza e giocare con me un episodio del nostro background che avevamo solo scritto in scheda. Questa è una metatecnica. Un'altra sono le ombre. Le ombre cosa sono? Immaginate un live in cui ci sono dei tizi, adesso non so, da fantasmi, da
funzioni, quello che volete, che vi seguono come delle carogne. Se vi toccano, solo voi in quel momento li potete percepire e vi parlano. È una sorta di stanza nera se volete, ambulante. Quindi sai, avete questi master che arrivano vi fanno tutti i loro monologhi. Anche questa è una metatecnica. Il monologo, anche questa è invasiva, come funziona? Ha un segnale convenuto, per esempio, ticchettare su un bicchiere o fare qualunque altra cosa. Il personaggio a cui un altro personaggio lo fa è obbligato a fare un monologo di un paio di minuti parlando di se stesso. Questa è una tecnica che si può usare o se si hanno giocatori culturalmente svantaggiati, per esempio in Scandinavia, che non riescono a parlare di loro stessi, o se per live è importante che escano tutti i segreti e personalità in un determinato momento e che possa essere triggerata da altri giocatori, si può fare una meccanica del genere. Per finire il parallelismo, se invece nel live c'è della musica extra-diegetica, per esempio una colonna sonora che viene sentita dai giocatori ma che per i personaggi non c'è, quindi loro non possono parlare, non possono dirsi ma senti anche tu questa musica, è solo per dare atmosfera, questa è sicuramente una meta tecnica. Ok? Ci siamo? Ci siamo. Perfetto. Andando avanti, come si usano? Però adesso noi stiamo immaginando che stiamo progettando il nostro live, diciamo bene, vorrei usare queste tecniche, queste metatecniche. Mi piacerebbe inserirle. Innanzitutto non ci sono metatecniche, tecniche migliori o peggiori di altre. Le tecniche sono strumenti, sono come una chiave inglese. La chiave inglese è se devi abitare un bullone è ottima, se devi gonfiare la gomma di una macchina non serve quasi a niente. E quindi bisogna scegliere quelle giuste o inventarle. Avendo cura il fatto che siano adatte al live, che quindi servano a convogliare i temi, i motivi, le idee di fondo del nostro live e che si incastrino con tutto. E per questo è difficile trovarle che funzionino perfettamente. Di solito quello che si fa è o si inventa dal nulla, oppure se ne prende una famosa come la black box, come le ombre, come i fatti anche solo, e la si declina e dice, ah sì, a me serve in questo modo, ma la cambierò e poi vi farò vedere alcuni esempi. Consigli che vi posso dare in questa fase preliminare: una è sicuramente scegliere quelle funzionali, e gli altri sono due approcci che si possono usare se si vuole fare un live particolarmente ricco di tecniche. Una è quella standard: voi avete il vostro live che parla di Super Mucche contro Mega Cowboy e prendete le tecniche adatte a quello. L'altro è vi innamorate di qualche tecnica particolare, molto esotica, molto difficile da mettere in scena nel live normale, e allora ci costruite il live intorno. Le vie di mezzo difficilmente funzionano, cioè fare un live normale che tenta però disperatamente di usare le tecniche strane è un po' difficile, come dicono i saggi, del resto o si abusa o non si usa. Quindi questa è proprio una velocissima introduzione, adesso per non annoiarvi troppo vi farei vedere alcune tecniche metatecniche che abbiamo usato in passato e così ne possiamo anche parlare. Quindi c'è questa avvertenza, ci sono alcuni spoiler sul Crepuscolo degli Dei, sul Tomb Raider e basta, due live che ho organizzato e quindi se volete restate e sapete che beccate. Hai sarà terribilmente autoreferenziale, parlerò di questo. Cominciamo con la scheda personaggio. Come dicevo, anche la scheda, come l'abbiamo sempre scritta noi, è solo una scelta. Si può fare in molti modi. Per un live, abbiamo fatto questo. Ogni personaggio riceveva una di queste scatole.
Io mi faccio un po' davanti a fare. Questa è una variazione sul tema delle schede, perché era stata fatta in questo modo. Il live parlava fondamentalmente di personalità spezzate, di individui folli che ricostruivano a partire da oggetti e da testimonianze il loro tragico passato, e quindi abbiamo tentato di introdurli nel mood con la scheda. Non siamo stati abbastanza coraggiosi da superare completamente la scheda, perché come avete visto nella scatola c'era anche una scheda scritta in maniera normale. Quello non è obbligatorio, quella scheda potrebbe essere anche solo la scatola, io ti do tutti questi propedi e da lì tu ti costruisci una tua identità. Una scheda può essere anche solo un disegno, una canzone, può essere tutto quello che vogliamo, in base ovviamente al live che stiamo scrivendo. Il caso particolare di questo approccio molto materico, molto fisico, ha avuto degli effetti molto positivi, è andato molto bene, è piaciuto a tutti, soprattutto i giocatori sono stati spronati a costruirsi a loro volta ancora più propri di quelli che avevano. Tutti sono arrivati con decine di cose addosso, di diari che si erano scritti, castellette per raccogliere, di altre cose. Qual è lo svantaggio? È che è stata una fatica mostruosa, io non lo rifarò mai più, nemmeno se mi taglio mai. Una ragazza che si è sbattuta particolarmente queste schede può confermare che è stata una fatica. Però questo è per dire quanto si può variare anche sulla comunicazione, su come noi presentiamo il personaggio, non è assolutamente obbligatorio scrivere il raccontino, come si può prendere un approccio totalmente diverso, per esempio non mettere assolutamente fiction nelle schede e scrivere solo tu sei il cattivo, tu vuoi uccidere quello lì, perché la fiction nelle schede o ha un vero motivo, quindi serve a introdurre il mondo, se no scrivere il raccontino è poco chiaro e gratifica fondamentalmente solo gli autori. Se per il live non è utile al giocatore, non gliene frega una sega di leggere i vostri sbagli, vuole solo sapere chi è e cosa andrà a fare. Quindi anche lì pensateci se è utile farlo, se no, se non è utile non fatelo, è solo fatica sprecare. Allo stesso modo, i teaser, come facciamo a scegliere i personaggi? Solitamente scriviamo una piccola introduzione relativa, tu sei il panettiere, un individuo caparbio che vuole fare bene fare notte. Poi a questo gli arriva la scheda e legge che in realtà è un serial killer che stupa i pinguini. Però magari questa persona qui voleva giocare il panettiere. Quindi un altro approccio che abbiamo usato in questo caso per il teaser, noi non vi diciamo che siete il panettiere e vi chiamate Franco, diciamo a questo è il personaggio 14, nome in codice crocifisso, è un serial killer salvile della storia. Ovviamente quelle persone non sapranno chi è chi, poi in questo modo si può vedere il ruolo che vai davvero a giocare. E questo può essere utile in un live basato sui segreti, un live dove nessuno è chi sembra, questo approccio un po' più onesto verso i giocatori, perché ovviamente non puoi vendere il panettiere quando poi è quell'altro, e nemmeno puoi fare un live totalmente trasparente, perché ci sono anche alcune tecniche secondo le quali un live non deve avere segreti, quindi la sceneggiatura e le schede sono consultabili da tutti. Questo quindi perché si fa? Ovviamente non si può fare una storia crime, non si può fare un thriller in questo modo. Però si può fare un evento corale in cui nessuno è davvero sorpreso niente, in cui le persone si preparano prima e riescono a interpretare un po' meglio, questo secondo i fattori di questa sera. Secondo me è una cagata pazzesca, però mi sembra giusto raccontare. Se non ci sono domande sulla scheda e sulle varie modi in cui si può declinare, io procederei. Allora, procedo. Il fate play, come dicevo, altra tecnica che usiamo sempre, quasi tutti i live, sono questi fatti. Fatti, tra filetto, scritto in scheda, devi fare questa cosa. Però non è obbligatorio farlo in questo modo. Per esempio, Crepuscolo degli Dei. L'hai basato sull'epica germanica e sulla tragedia greca, in cui quindi ovviamente il destino era un tema, uno dei temi importanti dell'evento. E se il destino è uno dei temi importanti, usare i fatti era sicuramente una tecnica che volevamo. Però volevamo tentare di renderla un po' più in gioco, di come dicevo all'inizio, declinarla. Allora cosa ci siamo inventati? Questo sistema di rune. Nel gioco esistevano queste rune, e erano praticamente dei fatti che provenivano assegnati in gioco. C'erano dei personaggi particolari che avevano il potere di dare questi medaglioni di legno, voi immaginate, e le rune corrispondevano poi a dei fatti che loro avevano scoperto.
Non solo, tutta l'ambientazione era costruita intorno al fatto che fosse per per i personaggi importante avere queste rune. Era un rito di passaggio, in un live parlato anche sul contrasto tra i vecchi eroi e i giovani, non potendo davvero avere due generazioni, come abbiamo distinto questi due blocchi? Chi aveva la runa era già un eroe affermato, era già un guerriero delle saghe e delle leggende. Tutti gli altri dovevano compiere prove e passare le date. Le rune erano di vari tipi, fondamentalmente erano divise in tre. La runa dell'eroe, della rovina e... del fatto in generale. Sì. E queste grandi categorie... Esatto, non volevano dire quasi niente, perché non erano dei veri fatti. Lo volevano dire solo per loro, perché... Vedete che hanno molti, molti segni queste rune. Alcuni personaggi in gioco avevano una leggenda per poterli leggere. Il trucco molto semplice, che in realtà solo uno di quei segni ha senso, e ce ne sono solo tre, quindi loro facilmente potevano, guardando leggerli, ah, tu sei destinato alla rovina. E a quel punto si giocavano questa cosa, sapendo che magari il loro capoclan aveva questa maledizione addosso, e tutto si autoregolava. Altre invece... corrispondevano a veri fatti, quindi dopo che il personaggio la riceveva in gioco da un altro personaggio, noi lo raggiungevamo in qualche modo e gli spiegavamo qual era il suo fatto. Nello specifico, la tenterò di evitare il spoiler possibile, a un certo punto là doveva succedere un grosso evento, noi sapevamo che sarebbe successo. Non sapevamo però chi lo avrebbe fatto, quindi non abbiamo scritto un PNG o un fatto della scheda a qualcuno. Noi però sapevamo che chi avrebbe trovato la runa F avrebbe compiuto quell'azione. Quindi era trama aperta, sappiamo che c'è questa funzione di trama, ma non sappiamo chi la farà. Perché questo decideranno i giocatori in questo modo simpatico. E anche questo mi sembra aver funzionato, so che hai giocato, Dani? Non lo ricordo. Non ti ricordi cosa sto parlando? No, perché io la runa non l'ho mai beccata. Cioè non... E la runa proprio... Però presenziale hanno funzionato abbastanza. Vabbè, più che altro questi sistemi di sicurezza che avevamo usato per evitare che andasse tutto male, c'è un sistema simile di assegnazione di funzioni specifiche che tu sai che ci saranno, ma non sai chi le avrà anche in base, e lì io l'ho giocato, nel senso che in base c'era una cosa simile. Per parlare di questa black box. Ah, ok. Diciamo, quello era un modo per prendere una tecnica base, molto base, e declinarla con un po', non troppo fatica, a un live. Quindi un live già esistente, un'ambientazione forte già esistente, si declina una tecnica per farla funzionare. Andando oltre, si può fare invece il contrario, ovvero creare una tecnica molto molto invasiva e costruirci il live intorno. Proseguendo su questa ricerca dei fatti, come vengono assegnati, e partendo dalla black box di cui vi ho parlato prima, siamo usciti con questo sistema per il live device, quello dei passi della scatola che avete visto qui. Come funzionava? C'era questa stanza nera, quindi la stanza dove si gioca il passato, separata dalla location. L'accesso però non era a invito o quando si voleva, come nella tecnica classica. Si poteva entrare solo trovando degli oggetti. Fondamentalmente uno trovava questo oggetto, aveva il simbolo della black box e un numero, voleva dire entra nella stanza nera e portati le prime 5 persone che trovi. Perché a quel punto noi avremmo setupato una piccola scena relativa a quell'oggetto, perché era quello che gli triggerava il ricordo, e loro l'avrebbero giocata. E quindi questo già creava un po' di scene del passato. In più, siamo andati oltre, alcuni di questi oggetti erano importanti perché assegnavano funzionalità. Per esempio, noi sapevamo tutta la storia ruotava intorno ad alcuni omicidi avvenuti nel passato, un passato di cui i personaggi non ricordavano più niente, e tra poco ricordo il motivo. Noi non sapevamo chi era l'assassino, anche se nel presente racconto tutto questo era già avvenuto. L'assassino sarebbe stato chi avrebbe trovato l'arma del delitto, perché la trovavi, ti triggerava il ricordo e andavi a giocarti in quel momento l'omicidio. Non finiva qui però la cosa, perché tutto quello che avviene in questa stanza era ripreso da telecamere e l'audio registrato. Quindi noi poi producevamo il materiale che andavamo all'istante a invecchiare un pochino, mettere in delle scatole e andare a seppellire nel giardino, perché nella storia qualcuno le aveva già raccolte e aveva fatto le scatole del tempo. Così, se nella stanza viene giocato l'omicidio, avvenuto nel racconto 5 anni fa,
Poco dopo, nel presente, qualcuno poteva trovare la scatola del tempo seppellita 5 anni prima con dentro il video del loro amico che ammazzava quell'altro, in modo che tutto ciò che veniva dal black box potesse tornare nel gioco. Per far funzionare questo approccio, abbiamo dovuto crearci un editore, quindi creare un editore dove fondamentalmente tutti soffrono di amnesia, perché era l'unico modo, tra virgolette, facile per giustificare il fatto che tu non ti ricordi aver ucciso le persone, che tutti i giocatori avevano un motivo per entrare in queste stanze nere e ricordarsi delle cose così importanti. Quasi tutte però l'amnesia sono semplicemente falsi. Però il live è partito da questo. Questa è la prima cosa che abbiamo scritto. Non avevamo idea di niente, non avevamo location. Non sapevamo che storia avremmo raccontato. Volevamo usare questa meccanica. Molto invasiva, molto impegnativa. E quindi da lì abbiamo costruito il live. La location l'ho trovata per far funzionare questo. Le storie le avevo scritte per far funzionare questo. E entrambi ovviamente usavano questa meccanica del tempo sfasato, del mi ricordo chi sono, altri esempi di cosa poteva succedere. Nel passato dei malati di mente ti prendevano, ti torturavano e ti incidevano delle equazioni sul braccio perché gli si apriva il terzo occhio, nel presente i matematici che tu ce l'avevi ancora scritte addosso potevano prenderle e leggere. C'era un po' di tutto. Sì, c'era un casino di roba, nel senso. Non si chiama le varie cose. E niente, questo è quanto. C'erano degli altri indizi che venivano ricordati nel passato, quindi c'erano degli avanzamenti di trama non solo casuali, ma io vado nella black box, ammazzo il tipo e scopro di essere l'assassino. Sì. Questo era quello che tu hai scritto prima, ma anche vado nella black box e il morto mi racconta di aver nascosto in giardino qualche cosa e quindi io in quel momento vado, recupero un oggetto ed è come se mi fossi ricordato in quel momento di aver fatto questa scena nel passato. Ah, sì, c'erano certo. Anche degli oggetti di scena, degli indizi, delle altre cose piantati nel passato ed era tutto questa un po' chaceraria, per cui ti rendevi conto di avere questa memoria rotta in cui piano piano riuscivi a ricordarti dei pezzi, no? Quindi era utile per tante cose di avanzamento. Anche lì fosse un esperimento. Sì, sì, la grande trama. Ho una domanda, certo. Ma il giocatore che c'era nel black box aveva, cioè, gli si parava davanti nel senso tu stai per colpire tizio col coltello oppure stai vivendo? Allora, se volete ve la racconto dal punto di vista di chi lo ha fatto. Io vi dico com'era l'organizzazione, poi lei la testimonia. L'organizzazione era molto ritualizzata, ovvero per poter entrare a stanza nera bisognava andare a parlare con l'Obi Boy che stava fuori dalla porta, questa cosa. Dal gioco per gioco, dagli l'oggetto, perché lui doveva praticamente entrare in regia, dire dovete preparare la scena di 5, perché noi avevamo in realtà 5 stanze arredate e noi in ognuna potevamo fare alcune scene. In alcuni minuti poi dovevamo stappare, quindi c'era questo piccolo intrattenere in cui fare la scena di 5, gli occhiali non si trovavano le cose terribili, le tecniche scappate. La fai, loro entrano, o con una voce registrata, o il master direttamente ti spiega all'inizio, cioè siamo nel 2000 e siete in ospedale, state per andare a dormire. C'erano scene particolari, c'era un corridoio dove si camminava, nei corridoi le persone venivano pippate, mi veniva dato un pezzetto di casa, tipo, tu a un certo punto ucciderai Guarini. E in realtà era ancora più sottile di così. Guarini, lo specifico, no, chiamiamo, è il motto. Arrivi alla black box, parli con il lobby boy, ti fa aspettare un attimo, ed è un po' rituale questa cosa, tipo, anche come personaggio, in realtà sei in questo stato sospeso, diciamo così. Poi entri nel corridoio, a noi è stato dato un fogliettino. E questo fogliettino, ancora, in realtà, non mi spoilerava niente, perché era schianto di ossa, sangue, rabbia, urla, sei una bestia e altre bestie urlano intorno a te, vuoi soltanto del sangue, e soltanto il sangue fermerà la tua rabbia e la tua fame. E poi sei in quattro, ti mettono un coltello in mano e ti infilano nella stanza. E nella stanza c'è la tua vittima e tu immediatamente capisci che cosa devi fare. Anche perché tu sapevi che era morto lui. Tu sai che quindi è morto, lui è immorto. E lì capisci, cazzo, sono io che l'ho ammazzato. Interpreti lo spunto per il mood in cui andrai a fare la scena e vai ad improvvisarla, ok? Ed è stato potentissimo. Adesso tu vai lì dentro e ammazzi questo tizio, non è così, ti danno il coltello in mano, ti mostrano la rabbia con questa
ragazzetta new player, 19 anni, che aveva lì, andata a questa qua, chissà, io perché dentro dovrei odiare, però facciamo finta di niente, sono andato proprio avanti, ma proprio poi è passato tutto. Sì, no, è vero, nel senso, la meccanica è complessa, però tutto l'area è costruito intorno a questo, tutta la comunicazione prima è stata fatta guardare che sarà un'esperienza strana, giocheremo col tempo, giocheremo le vostre percezioni. Già dall'inizio li abbiamo introdotti, ancora prima dei personaggi, li abbiamo introdotti in un ambiente ufonierico in cui non si capiva il caso. Ci sono delle slide apposta. C'è un'altra indicazione, cioè come ti dicevo, c'era questo passaggio da do l'oggetto al lobby boy, vanno dentro, mi allestiscono il verbo, giustamente, sì, mi danno il fogliettino. Mi danno il fogliettino vuol dire che io comunque ho un master lì. Per cui se sono il giocatore di prima esperienza, ho un caos nella testa e non so che cosa fare, io che gioco da 6.000 anni ho detto sì, vabbè, dai, figata, fogliette ammazzando. La nuova giocatrice magari andava e chiedeva a Gianmaria che faceva il lobby boy, ma cosa vuol dire, cosa vuol fare? Io giocavo, l'ho giocato a questo live e nel mio gruppo c'era una ragazza che veniva dalla Puglia, che non aveva mai giocato un live immersivo come i nostri, faceva solamente campagna fantasy molto scartona, e c'è stata la scena in cui siamo entrati nella stanza nera ed era una simulazione di noi da bambini che parlavamo con lo psicologo, no? Allora c'eravamo noi 4-5, i 4 che avevano già giocato subito si sono immedesimati nel bambino, facevamo la vocina, così tutto quanto, e io guardavo e dicevo, cazzo, però forse è disagio, non... però ti giuro, dopo 2 minuti che ci ho guardato è entrata perfettamente anche lei nel personaggio. Le scene comunque non si facevano per sua natura, quindi magari se vuoi un attimo più di tanto si imita magari il comportamento magari degli altri giocatori. Entrando in gruppo, esatto. Cioè, la mia paura in quel momento è che cazzo sta pensando di me questa persona? invece era talmente potente che anche lei... Poi se sei in gruppo, come diceva Chiara ieri, il gruppo sì. Sei se sei da solo magari ti fermi un attimo il gruppo. A livello invece teorico, questo funziona per due trasformi, per il gruppo l'altro, perché è un ambiente controllato. Quindi io master so cosa succede, tu giocatore lo sai, sai che generalmente hai tutte le leggi di sicurezza che vuoi nel live per sbagliare. In più qui hai 12 master che ti stanno guardando con le telecamere, uno nella stanza con te. Quindi sai che in ogni momento, se per qualcuno non lasci diretto, puoi chiedere. In più la scena ti viene introdotta, quindi forse praticamente è addirittura più facile per i nuovi giocatori. Magari non siamo meno psicotico di questo, però le piccole scene controllate noi per esempio usiamo spesso anche per fare gli ingressi in gioco, quindi il gioco inizia con una scena concordata che poi sfuma nel gioco, come iniziamo l'episodio della Fortezza dei Lidi, e questo sì, per noi giocatori siamo fatti che funzioni. Non ci sono altre domande, andiamo sugli argomenti, va bene. Continuando la nostra carrellata su come si declina, prima abbiamo parlato della musica online. La musica diegetica può essere una tecnica molto potente. Il grande Elio Biffi aveva composto una canzone apposta per Reto, che ora si fa ascoltare, magari non tutta però. Sono andato a dormire. Mostriamo la potenza della tecnica, perché tutti la cantano. Sangue bagna la terra,
in altri modi, ovvero come dicevo, nel caso del Crusco di Dei ovviamente la musica era in gioco, la sentivano anche i personaggi, ma noi siamo tutti abituati a vedere film con quella sonora e il Capitano America non si gira, non commenta il suo motivetto che sente, anche altri lo fanno. Si può mettere una musica fuori gioco per dare il mood solo ai giocatori, i personaggi non la sentono. E quindi una meta tecnica, noi stiamo andando a agire solo sul giocatore. Questa musica ovviamente, essendo da staff al giocatore, può essere anche un codice, noi spesso lo usiamo per segnalare l'inizio e la fine degli episodi, ma può dire anche cose più dure, per esempio un live di Game of Thrones con delle regole sulla violenza molto strette, ci si può menare da quando si sente il Renzo Castamiro, per esempio, questa è il gioco e fuori gioco. Ed è una comunicazione di questo tipo, ovviamente lo dice al giocatore, che in quel momento le regole sulla violenza scattano, però crea anche un'atmosfera. Ma non solo la musica, anche i suoni, un sound design fatto bene in un live può dare tanto. Esempio pratico, sempre nel live dei pazzi, avevamo un vero pazzo, che era un fonico, che ha microfonato un'intera casa scout come questa. Noi quindi dalla regia registravamo tutto quello che vi diceva, in particolare tutto quello che dicevo nelle stanze nere di cui vi ho parlato prima e nella stanza bianca. La stanza bianca, l'ho detto praticamente, dove i giocatori vanno a parlare col master. Questo gioco parlava con la loro coscienza e noi registravamo tutto, quindi gli elementi del passato e le confessioni terribili di questi personaggi che dicevano: ah, mi sono ricordato di aver stuprato mia nonna, il bosco è stato terribile, così. È veramente terribile. Stuprato mia nonna, il bosco è stato
le sparavamo nei corridoi, loro quindi sentivano le loro voci montate una sull'altra che dicevano cose terribili. Era in gioco, era fuori, non si sa, per come era live, per come sono arrivati in quel momento, non era stato bisogno specificarlo solo quell'evento, guardate che i suoni non li sentite davvero, perché ormai anche per loro il giocatore ha chiave, è stato esattamente fatto, quindi... Anche fuori gioco. Esatto, nessuno ha detto, ah, ma lo senti anche tu, però ha avuto un effetto anche questo, come fuori, lo camminare nei corridoi in cui senti la tua voce, quella di tua moglie che parla di una cosa orribile, sono proprio le vostre, non è un attore che da voi, è molto forte. Un'altra cosa che avevamo fatto, citando degli scrittori molto più grandi e bravi di noi, in una stanza chiusa c'era una cassa che continuava tutta la notte incessantemente un cuore che batte. E ovviamente poi dentro, alla fine, c'era la soluzione dell'enigma, sia le porte di quella stanza, la mistica stanza 13, si aprivano solo l'ultimo giorno e trovavano la soluzione dell'enigma, che erano delle scatole vuote, perché non c'è risposta alla violenza di Stella. Però questo è quello che si può fare. Questi montati ce li avete ancora? Qualche montato sì, ma abbiamo soprattutto 150 ore di suono low. Che se vuoi sviscerare. Mi piacerebbe avere anche la mia confessione. Cioè, non sono casale grosso. Purtroppo è andato perso quasi tutto, anche se è il live in cui abbiamo registrato di più nella storia. È andato perso tutto, perché siamo dei soldi con loro. Suono importante, molto potente, soprattutto per certi live, non si chiama horror, psicologici, ma anche in un live fantasy, e una musica usata in questo tipo può non essere per forza tema, quindi anche in un live fantasy può sentire musica moderna, può essere il destino di un cavaliere, no? Quindi ci fai il torneo e ascolti Queen, se si vuole dare un certo tipo di di atmosfera, si può. Ora, l'ultima slide noiosa, poi facciamo qualcosa di più divertente. Ovviamente le tecniche che abbiamo usato negli anni sono tantissime, io ve ne ho fatte vedere su alcune particolarmente significative per tutte queste evoluzioni di come abbiamo declinato diversi aspetti. Brevemente qua altre, ve ne parlo in volo, se di alcuna volete, ditemi no. Stanza bianca, ve l'ho detto, la tecnica base codificata è una stanza in cui si può parlare con i master. Può essere solo un confessionale, quindi il giocatore davanti alla telecamera o qualcosa dice le sue impressioni, oppure ci può essere un master, oppure può essere anche più complessa, quindi può essere un po' scenografata. I master possono essere più di uno, mentre l'aereo di stesso 13 magari possono entrare da tre coscienze che gli parlano dietro un telo. Può simulare le sedute di psicoterapia, perché lo psicologo entra nella stanza con il suo paziente e parla con la coscienza del suo paziente. Se si vuole fare una meccanica del genere. È molto potente come meccanica. Quando l'abbiamo usata tanti live, anche a Black Friday c'era, per esempio. Altri device invece era molto presente, pure troppo, nel senso che si sono formate le code fuori ed era abbastanza brutto da vedere. Quindi quando si usa una tecnica, e quella tecnica è centrale, bisogna essere certi che possa essere organizzata per gestire bene il flusso dei giocatori. Se no, queste metatecniche diventano un po' ingestibili, perché ci sono 50 persone fuori, non si sa bene dove stanno andando, chi è fuori dalla stanza meta li vede, bisogna farne di più, dai gli orari, fare più inserimenti e cose varie. Disorientamento, per lasciarmi al discorso di Chiara, dei live continuativi, del spostare il giocatore, fargli perdere un attimo il polso su quello che sta accadendo, di chi è lui, di chi è il personaggio. Ci sono varie tecniche, noi abbiamo usato alcune in maniera abbastanza incazzata. Quali sono state, velocemente? Ancora prima in live, noi abbiamo fatto degli incontri per distribuire quelle scatole che avete visto, perché ovviamente non si possono andare in maniera drammatica, e in questi incontri nessuno sapeva se era in gioco fuori, noi ci rivolgevamo ai giocatori che venivano convinti da una normale serata fuori gioco, come se loro fossero già i loro personaggi, che però loro non conoscevano, perché non avevano letto. E quindi c'era tutto questo momento di stacco. I workshop di quel live erano anche quelli, non si sa bene se in gioco o se fuori gioco, fatti senza animazione, erano praticamente a stazioni con dei foglietti sui muri. C'era una piccola scena narrativa ambientata però alla fine del live, mentre questi salivano verso il luogo dove era ambientato il live, venivano fermati dai poliziotti,
che gli chiedevano conto di quanto in realtà avrebbero fatto nei giorni seguenti. Quindi dice, ma perché avete ucciso questa ragazza? E anche per diventare imprenditore gli diciamo, guarda che è lunedì, oggi non è sabato, facciamo che ti accompagno su e adesso mi racconti come è iniziata questa follia. E tutte cose di questo tipo, imprenditori. Sì, una cosa tipica da film, no? Che inizia la stazione di polizia con... cosa aspetta? Sì, più però... che i poliziotti sembrano dei fanatici, sono arrivati sotto la pioggia, praticamente tutti bagnati. Però io ti sto... sono preso paura per non vedere. Cioè, non ha senso. Eh sì, comunque. Ma quindi non poteva aprire nessuno? Ah, no, sono morto. In questo... No, no sì. Ma sì. Allora... Ma allora... domenica è stato massacro. E chi lo sa, nel senso che era il disorientamento, di non sto dicendo guarda che sto andando così. Ti sto iniziando a inculcare che qui la realtà sta cedendo, la realtà non funziona? Sì, secondo me la risposta vera a questa domanda è che quando tu lo vedi all'inizio, pensi ah è una scena flashback, chi lo sa. Quando poi alla fine, se anche un personaggio che ha giocato la scena iniziale, quindi in teoria è arrivato in futuro, ma invece poi nello sviluppo dell'aria è morto, quindi c'è stata la contraddizione del flashback, a questo punto tu non, nessuno se lo ricorda. Ma poi guarda, a posteriori dico, anzi c'era uno che in realtà era morto e era vivo, ma non importa, a posteriori ti ricorda tutti gli altri che chiaramente non sono morti, ma sono vivi. Ma quello è l'aspetto, poi guarda, io non abbiamo tutto l'esercizio. Sarà stato ottuso, ma io ho capito solo la domenica che la prima scena era un flashback. Cioè, ma questo era voluto perché quello... C'era questa scena ed era francamente incomprensibile, no? Perché sì, tu arrivi lì e ti dicono ah, cosa facevate qua tutti quanti randonati, questo luogo è abbandonato e tu stavi andando a fare il weekend di lusso nel resort molto figo, no? Questo era l'inizio del live. E invece ti fermavano i poliziotti dicendo guarda questa ragazza, siete stati voi, cosa ci facevate qui? E chiaramente è lo spaesamento, cioè quello che io effettivamente mi fa comunicare. L'ho detto, ma nell'introduzione, prima di iniziare ancora a giocare, c'era stai andando verso la residenza Valledrane e forse ti sei addormentato in macchina, eccetera, comunque ritornerai pienamente razionale quando varcherai i cancelli della villa. Questo avveniva prima dell'ingresso nel passaggio nel cancello della villa, quindi anche tu giocatore dicevi ma quindi questo è un ricordo collettivo, l'ho sognato, l'ho immaginato, boh, non era spiegato perché tanto l'unico obiettivo di questo era spaesarti, esatto, e renderti confuso. Alla fine vera del live invece arrivavano gli stessi PNG, dicevano delle cose che erano molto simili e come diceva giustamente Ligio, se non l'avevi ancora capito che quell'episodio era in realtà l'anticipazione della fine, te ne rendevi conto lì e collegavi tutto quanto e dicevi porca puttana, è vero. E in ogni caso a un certo punto la ragazza che ti mostravano in foto all'inizio, ecco, moriva durante l'evento, comunque tu la vedevi, no? E lì di nuovo come giocatore, non come personaggio, mettevi a, diciamo, in ordine, una parola grossa, dei pezzi di un puzzle complesso in cui capivi di essere ritrovato. Ma questi poliziotti che interrogavano il giocatore, sì, che arrivavano, cioè arrivavano tutti i giocatori, quindi era tipo una specie di workshop, ma non mando che era workshop, era gruppi ed era stazioni. La prima è un campanello, un po' il gioco di conoscenza, però anche lì senza animatore. Noi gli avevamo solo scritto sulla guida la vostra esperienza inizierà appena scendete dalla macchina, quindi della corrente, presto, quindi alcuni loro giocavano, alcuni non, si capiva bene. Poi abbiamo caricato su delle macchine, li abbiamo portati un po' su, hanno fatto questa processione a gruppetti ed era come le Crucis. C'erano tre stazioni in cui noi gli facevamo i vari workshop. C'era il primo sulla sicurezza, però non il master che spiega, ma i bodyguard della casa, si chiama bodyguard, che un po' in gioco, un po' fuori gioco, ti spiegavano come funzionava la nostra violenza. Poi c'era il diavolo, proprio lui, che spiegava, tentava di spiegare come funzionavano tutti gli aspetti onirici del live, quindi la stanza nera, la stanza bianca, tutte queste cose. E poi c'è l'espressione, e poi ci buttano in gioco. E noi volevamo che tu capissi qualcosa, ma non troppo. Non capissi un cazzo. Ti dico il programma nostro, adesso vediamo ovviamente queste, poi
ci mettiamo a creare un paio di tecniche, quindi sappiate che funziona così in base al portale. Diciamo sì, disorientamento può funzionare, altre tecniche che abbiamo usato è stata quella di disorientare i personaggi, ci sono infinite tecniche, altre cose che posso usare molto brevemente. Cambiare, di solito noi non cambiamo mai il volto ai PNG, ovvero una persona interpreta solo un ruolo, perché è un po' sfigato farlo, ricorda le vecchie campagne fantasy degli anni 2000 in cui il re faceva anche il contadino, faceva quell'altro perché i PNG erano 4. Ma come tutte le tecniche, questo se fatto con coscienza, ovvero se prima di mettere in gioco ci facciamo la domanda, ma che effetto voglio avere? Con questo può funzionare, ovviamente un like basato sui film del Lynch, e Lynch lo fa questo, sia in Roland Wright che in Lost Highway, lui cambia molto ai personaggi, cambia l'attore, si può fare e lì ha funzionato, perché per esempio questi poliziotti che sono arrivati alla fine, durante il gioco interpretavano altri ruoli, oppure anche solo in questa casa c'erano i camerieri molto gentili, a un certo punto i personaggi escono, ritornano, e invece i camerieri trovano dei crudeli medici che li sottopongono a una cena ospedaliera sperimentale crudelissima. Da nulla, e lì forse abbiamo esagerato perché andò molto male, nel senso... la gente si lanciava addosso le cose, un po' ci lanciava dei budini, una persona ha spaccato una scenografia, quando si gioca sul disorientamento noi abbiamo affamato, li abbiamo fatto dormire, li abbiamo fatti incazzare, loro per giorni avevano le loro voci nei corridoi, il cuore che batteva, sempre video schifosi proiettati alle pareti, una carcassa di cavallo in decomposizione. Sì, abbiamo portato su prima un cavallo a macerare dal fiume di Berri. Ma c'era, siamo entrati nel mio chesto d'ore. Come mai c'era la carcassa? Forse abbiamo entrato nel mio bacca. In realtà non è che è andato in bacca, i giocatori hanno reagito esattamente come tu volevi che... forse troppo. Esattamente. Hanno, per via di quello che dicevamo, cioè siccome comunque ti bombardano con delle cose che ti rendono confuso, che ti rendono paranoico, che ti rendono scattoso, che ti mettono a disagio, fortemente a disagio, era un evento completamente costruito sull'angoscia crescente dentro di te, tu a un certo punto sei convinto di essere nel resort di lusso, la sera prima hai fatto la cena, che comunque era conosciuta anch'essa, seduta con i camerieri eccetera, poi arrivi e c'è il personale ospedaliero che fa, segua la linea, no ma io stia zitto, segua la linea, salga sulla bilancia, e se gli altri non ci davano la bilancia, io mi spacco la bilancia in testa, ed era più o meno così, la scenografia che si è rotta, chiariamolo, era il cervello di uno dei bambini spariti nel sanatorio infantile, che era l'amichetto d'infanzia di metà del live, ed era al tavolo dei dottori come centro tavola o come portata, cioè potevi immaginare la situazione, che chiaramente uno degli amichetti d'infanzia è arrivato lì, l'ha sbattuto, e l'ha spaccato. Non l'ha fatto, l'ha spaccato così sul tavolo. Perché c'aveva una paura per era un cervello di vitello, credo. Sì, no, grazie. Hai avuto paura anche noi. Questo per dire che effettivamente ha funzionato esattamente come doveva funzionare. Chiaramente laddove dare la lucidità ai giocatori o concentrarli sulla lucidità è facile ed è sicuro, farli deragliare anche un pochino fuori gioco per renderli partecipi della coscia dello spaesamento, poi chiaramente ti espone al fatto che poi diventano emotivi sul serio. Domanda. Io sono fuggito appena iniziato, sono fuggito totalmente, ma voi vi siete spaventati. Noi eravamo completamente persi il controllo. Io pensavo che stessimo
proprio il momento in cui, per me il momento della crisi è stato quando Lupo ha lanciato il cibo per terra. Ma perché? Perché già la gente era molto su di sé, il presidente dell'associazione fa una cosa del genere, la gente si sente più legittimata, non gli aveva paura di un'escalation terribile e poi ce l'ha fatto così a pugni. Quindi a questo punto abbiamo fatto la cosa più logica possibile. I cammini che hanno quelli pistole. Tira fuori i cannoni. Io ho preso la cassa delle pistole, ho su e con le pistole. Ah, perché sì, un'altra tecnica che abbiamo usato, mi sono negato a scrivere, sulla violenza, c'era questo grande inganno. Non c'era una via di escalation della violenza, ma l'unico modo di morire era quello di essere sparati da un colpo di pistola. Abbiamo riempito il gioco di pistole, ma non abbiamo messo neanche se non quando noi volevamo che la gente venisse. Così le persone avevano la paura che noi volevamo, perché essendo contemporanei di Aerolite era avvocati appartamenti più che da Joseph Dragons, la gente doveva avere paura delle pistole. E con questo trucco, cioè tutti potevano fingere che c'era mai una pistola. Esatto. La domenica mattina praticamente erano tutti impazziti, proprio tutti impazziti. Si andava per i corridoi che sembrava veramente l'inferno. Io mi ricordo di essere stato schiena a schiena con Capone cercando di percorrere tutto il corridoio scappando con l'ombrello da una parte e il coltello dall'altra. E l'ombrello. Ci sono le video di queste scene per la una cosa assurda proprio. Va bene, andando avanti un po', parlando anche di altri live, personaggi simbolici, velocemente abbiamo fatto a sogno, li abbiamo dati a sue idee, li abbiamo dati a Vice. Per un personaggio non deve essere per forza una persona, può rappresentare un concetto, una funzione narrativa, può dare molto gioco agli altri, sia un personaggio che un PNG, quindi un PNG non è per forza una storia. Quel PNG è l'angoscia, sta lì e tu lo vedi che compare un'altra che è triste e dice queste cose. Quel personaggio lì è fermo ed è seduto a un tavolo e sta zitto in una struttura vivente e può funzionare se messo nel modo giusto. Se i personaggi per due giorni l'hanno visto, sempre in convinzione e tu lo sposti, da atmosfera. Andiamo avanti invece, scrittura collaborativa, adesso torniamo sul generale. Detto, le schede non per forza si scrivono, gli autori dall'alto le danno ai giocatori. Possono essere scritte dai giocatori in maniera diffusa, ognuno aggiunge la sua cosa e insieme si sentono e decidono. Può essere un sistema. Ovviamente questo difficilmente si fa creare un gallo o una storia di investigazione. Però per altri, per simulazioni di comunità, per fare il paesino del 600, va benissimo la scrittura collaborativa. Ha alcuni grandi pregi, tipo che è poco faticosa per lo staff, rispetto alla scrittura là. E si può fare in infiniti modi, i personaggi possono anche non esserci. Poi la scheda con ciò può essere una canzone, può essere una foto, può essere quello che vuoi. L'importante è cosa volete al nostro live. Velocemente Veritas, ci parliamo un po' di regole. Noi siamo abituati alle regole, le regole di solito cosa servono, a simulare aspetti che sono impossibili da rendere davvero. Per esempio, le botte, no? Siamo tutti abituati a usare le spade lattice ai live. Ovviamente anche una regola così data per scontata va sempre messa un po' in discussione, perché per esempio un live fantasy io volevo fortemente fare la scena di una spada che viene riforgiata, scena topica del fantasy. Poi sono accorto, sì, ma io non posso mettere una spada vera in un gioco dove le spade sono rappresentate da spade finte, perché a quel punto quella distruggeva all'istante la sezione, quindi non ho dovuto mettere una corona invece di una spada, perché non aveva funzionato. Il Veritas è una regola sulla magia, una regola molto semplice per simulare i poteri magici. Fondamentalmente la sua cosa codificata è, se un personaggio dice Veritas, è una parola chiave, tutto quello che viene dopo è un ordine a un altro personaggio, ed è un modo semplice per rappresentare la magia o qualunque altro potere declinata in varie forme, abbiamo usato in quali tutti live. Per esempio a Black Friday gli scienziati dicevano da un punto di vista scientifico e ti dicevano una tecnologia che tu non potevi contestare, questo rappresentava il loro potere magico di avere sempre ragione sulle cose scientifiche. Un medico poteva dirti, dal punto di vista medico hai la gamba rotta e tu non potevi dire no, non è vero. E questo è uguale alla magia del fantasy, semplicemente ti dà il potere. Altri poteri che si possono presentare come? Ogni tanto viene la tentazione di scrivere personaggi che eccellono in una cosa, per esempio il genio matematico. Ma come si rappresenta il genio matematico in un gioco se tu non lo sai il genio matematico? Devi usare gli accorgimenti, per esempio mettere sicuramente in gioco dei problemi matematici e dare soluzioni a questo qui. È l'unico modo in cui lui può davvero, è come per i cantori, no? C'è un codice complesso, in realtà è finto, loro sanno che di quei 30 numeri conta solo il quinto, e se c'è un 5 in
in posizione 4 la soluzione sarà 1, se c'è un 5 in posizione 2 la soluzione è 7. E sono sempre fatti così e lui se lo fa pure. Pure nel teaser requisiti di tutte le persone alla laurea in matematica. Ma anche se l'ho in matematica, cioè io tanto mi chiedere poi un campione di settimana enigmistica, perché, perché poi quello che mette online non è un'equazione da rendere risolta, no? Metterò dei giochini, uno che sono in grado di inventare io, o di rubare da internet. Che a mia volta non sono matematico. Esatto. E poi soprattutto quello che lavora in matematica, magari invece vuole giocare il fatto. Perché su vuole giocare il fatto. O magari no, però quella non è una presentazione, non serve una tecnica. Far fare matematica a un matematico è abbastanza facile, lo fa, di solito vuole 3.000 euro al mese, lo fa. Invece le tecniche le usiamo per far diventare matematici quelli che matematici non sono. Quindi io compro una laurea tirana. Esatto. Andando avanti velocemente, accessi temporizzati. È bello avere live con tante persone, avere 80 persone che vanno nel dungeon, che vanno nel posto spaventoso, tipo, perché uno è difficile fare un allestire location adatta, non puoi spaventare, non puoi fare tante cose, ma anche solo non puoi fare i combatti su Black Fantasy, perché tu magari non hai 100 orchi, ma ne hai giustamente 10, e 10 orchi contro 100 personaggi è una merda, 10 orchi contro 10 personaggi contro 5 è bello. Che soluzione abbiamo trovato, se ci sono sicuramente altre, è accessi temporizzati. Per qualche motivo, dire che lì si può entrare solo in 5 e per 10 minuti. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto al sanatorio, era questo ospedale abbandonato, con una scusa narrativa non proprio solida, ci si poteva entrare in pochi alla volta, c'era, nella finzione narrativa c'erano delle guardie armate, e una guardia corrotta che ti portava 10 alla volta, ti dava un timer da cucina settato su 20 minuti, e dopo 20 minuti tu dovevi uscire. Questo ci serviva per poter creare paura, e perché la location era occupata, avevamo i permessi e non potevamo farci beccare la polizia vera. Però, fondamentalmente era per questo, una felice coincidenza che non abbiamo pensato quando abbiamo fatto questa regola, erano che 10 persone con 10 timer che ti chettano al buio, ha fatto un effetto molto bello. Però questo è venuto di conseguenza. E si può fare in mille altri modi, si può fare nel live entry, c'è la maledizione, più di 10 minuti tu puoi stare male, devi andare dal ripulitore, e poi per 4 ore non ci puoi tornare, perché è importante non farli tornare per un po' di tempo, perché sono vanno sempre gli stessi. Invece tu ci vai, non ci puoi tornare, quindi devi per forza raccontare a quell'altro cosa hai visto. Mandarlo si inizia a creare il gioco, anche qui, per esempio, a un tracare si può fare una cosa del genere, per evitare che ce l'ho sempre mangi la testa. La matematica. Un po' zacchie. Che la terra è sempre mago. Ma io la fa sempre dentro. In ultimo, per finire questa carrellata, gioco dei morti. Quando un personaggio muore, il suo gioco è finito per forza? No. Si può trovare un modo per far giocare i morti. Possono avere un luogo dedicato in cui giocano l'aldilà, per esempio. Possono avere, se c'è una stanza nera, loro non giocano più nel presente, ma giocano solo nel passato, e quindi giocheranno i ricordi di quegli altri. Si possono fare tanti modi. Creare un sistema del genere permette, per esempio, di non avere regole sull'escalation di violenza o di avere meno strette. Quindi tu inizi a pensare, sì, la gente può morire da sabato pomeriggio perché tanto so cosa fanno fare. In un live zombie, se i zombie sono in realtà più individui, si animano la società, si fanno qualcosa, può essere così. Gli umani muoiono, diventano zombie, ma in realtà non sono dei PNG che fanno A, ma hanno il loro gioco. E questo è un modo, e ce ne possono essere vari, può essere utile per tanti. Questa è un po' la carrellata, se le domande su altre tecniche, su altri metodi, volete sapere se li abbiamo usati, per esempio, avete mai fatto provare schifo un giocatore, come avete fatto? Vi rispondo, se no andiamo avanti. Vabbè, procedo. Ora, la parte noiosa è finita, quindi ora smetto di parlare, che abbiamo rotto i coglioni. Se vi sembra una cosa divertente, io pensavo ci dividiamo in gruppetti, due o tre o anche tutti insieme, e tentiamo di inventarci una tecnica e una metatecnica. Possiamo declinarle, magari come quello di cui abbiamo parlato, diventare dal nulla. L'importante, quello che mi ha fatto questa esercizio, è pensare a quello scopo, cioè noi cosa vogliamo, che effetto vogliamo avere nel live, e quindi che cosa andiamo a costruire, e quali sono i temi emotivi di quel live, cioè il live gotico che parla della disperazione. E ho quello scopo, voglio... a far avere paura della gente degli specchi, che tecnica e metatecnica creo, con tecnica quello che riguarda i personaggi o quello che fuori dal gioco, metatecnica
quello che comunicazione master giocatori durante il gioco o violazioni delle unità di spazio di gioco. Chiara, io non so gestire, ci dividiamo in due, in tre, facciamo tutti insieme. Secondo te cosa è il migliore? Anche più dividi, più metà tecniche, più potenziali. Esatto, anche poi le usiamo tutte, nel senso che io proprio te le rubo. Se ci sono già dei gruppi che lavorano su un evento, facciamo la squadretta dell'evento, così è utile effettivamente andare. Cioè c'è un live horror a settembre, se c'è abbastanza gente che lavora al live horror. Però magari vogliamo parlare di questa tecnica poi. La meta tecnica per sua definizione la devi dire prima, perché è una comunicazione al giocatore che deve poi reagire in una certa maniera. Altrimenti la prima fila e la seconda fila. Esatto, sì, mischiamoci un po'. E poi chi non è in live si aggiunge ai live. Soprattutto gli esperti si prendono qualche scrittore nuovo. Sposta e vai in un altro punto, cose del genere, è più difficile, perché
quando il telefono suona, chi lo sente entra in quella stanza e solo altre quattro persone possono entrare, e questa è una regola, chiudono la porta, quando qualcuno risponde, e per voi è il segnale, non so se è la regia, ma secondo me non deve essere così stringente, cioè, però, cioè, però questo ti sposta almeno un po'. Certo, però questo è difficile, perché tu master devi sapere dove sono localizzate le persone, no? Io propongo una cosa più generica, che è la regola, per esempio, dell'urlo che divide, ovvero tu sai quando vai a infilare un avvenimento interessante, ok? E quando tu lo metti in scena, dopo pochi minuti, applichi quest'altra cosa, che in realtà usi in mille occasioni, quando vuoi, sia in maniera programmata, sia in maniera estemporanea, sono tutti insieme, li voglio. Ovvero, c'è la regola che quando si sente qualcuno che grida dall'altra parte della location, il gruppo deve dividersi a metà, spaccarsi a metà, di cui una metà va a vedere cosa è successo di là e una metà può fare il cazzo che vuole. Comunque devono separarsi, come succede nei film horror, cioè di ogni volta che c'è un film... vado a vedere, invece io non vado a vedere. Esattamente, qualcuno deve andare a vedere, tu, io l'ho chiesto, io, è una meta tecnica per te, perché tu lo sai già, quindi non vai a contestare. No, rimaniamo tutti insieme, però cosa state facendo? Però come decidi? Il danno è il grigio. Esatto, e questo qua ti spacca il gregge. Ogni volta che tu fai questo suono, lo si agonizza. Però come fai a però in Italia che alcuni giocatori c'è meno che non è vero, perché se ti dovranno c'è esatto. Beh, appunto, la tecnica horror può essere
interamente, quindi trasmetti anche la cosa. Cosa che dobbiamo fare con quello che abbiamo. Allora, l'idea che mi sta venendo, utilizzare la cosa che regolamento che dobbiamo fare. Forzando che se c'è, no, non solo, no, il regolamento di piano, il regolamento di piano. Mettere nel regolamento di piano, infatti, che gli assembramenti saranno un po'. Non sono permessi assembramenti di persone. E magari fai vedere una scena all'inizio in cui si radunano e succederà. Però ascolta, finisce che loro si radunano, cominciano a contarsi e diranno. No. Sì. Cioè dicono nell'amera non sei gli elementi stanno 19. Questa cosa generale a tutti, però sì, perché è una cosa che
sai che a pochi secondi della sirena succederà sempre qualcosa di brutto e non vuoi essere lì quando succede. È già una tecnica che la ignori difficilmente, la ignori. E invece tu vuoi andare a vedere. È una cazzo di sirena antiaerea. Ma tra l'altro sta roba qua devi usare il suono per fargli cambiare piano, usa il suono. Poi i giocatori al piano 1, in cui poi salire al piano sopra, perché secondo ci sono le robe brutte e lo fai. Esatto. Qualcuno che sa benissimo che tipo lei mi spunta una porta, io la vedo, e c'è la scelta e poi
loro fanno così in generalizzato, perché se è una serie di cui puoi non puoi capitare, è casuale. Ci sono 5 vignette e uno ha per i cazzi suoi. Fanno singolo o uno sì, uno e vinto. Non hai nessuno a cui farlo. Ma quindi un segnale frontale, cioè io con te o io con voi due. Sì, o se c'è quella canzone lì, tutti quelli che hanno un nome che inizia con la A lo fanno. Così è un gruppo ristretto di gente che tocca. O ancora, se non vuoi che ci sia il master, ma vuoi fare un video a livello di agire, oppure non lo so, sono del loro mondo di sbagliose che potrebbe essere, che non so,
quella alternativa di componenti. Vogliamo provare, abbiamo anche prima la messa già idea su questa di stazione. Ci siamo? Quella di YouTube, sono queste. Vabbè, era condiviso comunque. Sì, ma con noi, noi avevamo 100 cose. Semplicemente questo, eh. No, ma no, ma scusa, no, questa cosa non è falsa. Allora, no, noi siamo partiti con un'idea, no? Che inizia a attaccare? Il live poliziesco, l'idea iniziale era questa, nel quale il messaggio che volevamo mandare era che niente era quello che sembrava. Per cui praticamente la verità è irraggiungibile come la vera giustizia. Io credo, insomma, l'idea doveva essere questa. La tecnica era che le fonti, sullo stesso evento, sulla stessa trama, sulla stessa scena, dovessero essere più o meno uguali, ma che dovevano sbagliare su alcuni particolari. Vuoi fare il conto? Vado sul registro, puoi mettere su alcuni particolari. Per fonti, che cosa si intendeva? Delle fonti tipo documenti, video, foto, testimonianze, audio, alcune sono soggettive di per sé, tipo una testimonianza o un documento, no? Potrebbero essere soggettive, perché semplicemente le scrive una persona o ne parla una persona. Altre invece sono più oggettive, tipo dei video, che quindi devono essere girati con identici ma con dei particolari discordanti. Questo cosa crea? Crea diverse soggettività e quindi confusione per chi reperisce questa.
e conflitto alla fine. Alcuni gruppi potrebbero avere come scopo quello di creare queste confusioni, questo conflitto, tramite la creazione fisica di queste fonti. Tipo, quindi arrivando al solito, la tecnica consisterebbe nel staff che fornisce a questi giocatori, che sono gli unici che riconoscono davvero la differenza tra verità oggettiva e verità soggettiva, un laboratorio di falsificazione, ad esempio, in cui possono fare proprio montaggi, creare documenti falsi. Quindi la metatecnica è fornire a tutti i giocatori un simbolo che riconosca quale documento vero e quale documento falso, ma solo i giocatori che hanno la capacità di falsificare i documenti avranno il laboratorio in cui possono riprodurre questo simbolo. Ma quella è la tecnica però. No, è la metatecnica. Vabbè, continua così. È una regola fondamentalmente, regola di estrazione e di rimetto, come la regolata. Io praticamente ci sarà un gruppo di gioco capace di falsificare i documenti e creare un simbolo che traga in inganno il resto dei giocatori. E il loro scopo sarà appunto la vittoria della costruzione, cioè la vittoria dell'ingiustizia, perché loro sono riusciti nel compito di ingannare il torbidire le acque, allontanare sempre di più tutti dalla realtà unica e dare tante realtà soggettive che creano gioco, creano conflitto, creano uomo. Cosa ci siamo stati dati? Aspetta, io ho un dubbio. Cioè, questo gruppo che mette il simbolino di falso o mette un falso simbolino di vero? Allora, il discorso del simbolo è un'opzione. Allora, tu potresti anche decidere di non mettere il simbolino. Ma voi volete che loro sappiano, se l'oggetto fuori gioco sappiano che l'oggetto è falso, oppure volete che i giocatori non sappiano? Secondo me sono due opzioni. La prima è che non ci esista nessun simbolino. Dipende da cosa noi vogliamo alla fine del live. Se noi vogliamo che il live venga una cosa irrisolta e che quindi alla fine il giocatore vada via con l'idea che tutto è confuso e ci sono diverse verità, non è possibile stabilire quale, e quindi c'è un'ingiustizia di fondo, non si risolve chi è l'assassino, quindi vogliamo che ci sia una sensazione in fondo di scontentezza, allora non ci deve essere nessun simbolo e nessuna autentificazione. Qual è la tecnica? Creare comunque documenti falsi. Però questo no, però aspetta, in caso, aspetta. Cioè, però sì, infatti. Se non c'è un simbolo, se non c'è un modo per distinguere il falso o vero, non esiste il falso vero. Esatto. Il punto era che tramite il simbolo tu avevi un guidamento, il fatto che il simbolo dice che è vero, però a un certo punto inizia a trovare dei fogli che sono entrambi veri, che sono entrambi il bollino, ma stanno dicendo cose discordanti. Oh, ecco, quindi il gruppo emette ossi fa dei falsi veri. Esatto. Sì. Ma anche dei veri veri, cioè nel senso, se dato che la verità non c'è, la verità non deve essere rivelata, sì, no, poi da te personaggio l'importante è che tu veda che è discordante. Ho una domanda. Ma quindi, se un personaggio avesse il potere di applicare questo simbolo documento, lo può fare diventare vero? Sì, ci sono solamente quelli sì, esattamente, che creano la verità. Esattamente. C'è un documento, io uso il mio potere speciale, ce lo metto sopra e a questo punto questo è vero. Esattamente. Praticamente noi non si sa all'inizio del live effettivamente chi è l'assassino, chi è che ha fatto cosa. Lo si stabilisce sulla base durante il live. Di scrittura collaborativa in divenire. Questi esatto. Tizi che mettono la verità, accodandosi con gli altri, ovviamente così minacceranno. Magari esatto, una specie sì. di gioco di contrasto. Stai mettendo i nostri mani custodi del tempo che possono fare questa roba qui, gli altri li obbligheranno e loro però decidono, è andata così, è esatto. Vero, è stato lui. Però fino a che non lo metto il bollino sul documento dice che lui è stato, possono essere stati tutti. Loro scrivendo la realtà la creano. Praticamente questi sono gli uomini del monte, quelli che mettono il bollino blu e poi cercano di capire quella è effettivamente la verità. Crea dei falsificatori, cioè crea dei conflitti anche tra chi sta sopra e decide cos'è la verità e chi sta sotto invece la subisce. Certo. Che può. E vuole che venga modificata. Esatto, può avere un senso di ribalta, cioè andare contro la disposizione. Oppure. Lo devo stringere perché manca poco tempo. Ci la vostra gente. No, allora, sei rogata la gamba. 26 va bene. Io accetto tutto, ma quindi qualsiasi cosa sopra il 17% col calcio in culo va bene. Fondamentalmente noi abbiamo due gruppi sulla situazione oggi, nel senso che creare tensione costante è difficile, oggettivamente e il problema è l'effetto gregge, cioè l'effetto gregge se stiamo tutti 80 nella stessa stanza non ci sarà mai abbastanza paura.
Quindi abbiamo bisogno di due tecniche fondamentalmente che siano opposte. Una per direzionare in un punto dove io voglio che tu vada. L'altra invece per smucchiare, diciamo, i grandi vetri quando si formano. E quindi abbiamo pensato di utilizzare suoni fondamentalmente, suoni che codificati, per cui tu senti un determinato suono che deve essere fastidioso e ben udibile. Fortunatamente avremo un buon impianto audio nell'albergo, che ti impone perlomeno di cambiare il piano dell'edificio. Per cui scena, scena che puoi vedere per pochi secondi, suono, scappi. Questo mi permette anche di fare avvicendamento tra i giocatori, cioè la data scena io voglio che la vedano un po' tutti, ma se ho una stanza piccola, per esempio, potrei avere 15 persone che me la occupano costantemente. Usando questo trucchetto io posso fare in modo che queste 15 persone se ne vadano e lasciano spazio magari a altre persone che non hanno sentito l'effetto sonoro su quel piano. Viceversa, io ho un punto che voglio che tu veda per i miei motivi, con l'altro effetto sonoro posso direzionarti lì e farci arrivare persone. L'altra cosa è l'attaccare la paura, e quella è una cosa un po' più difficile, però potremmo fare in modo che diciamo, i PG si lasciano spaventare, per cui determinati personaggi abbiano la propensione ad amplificare una scena di paura, per cui tu urli e tu di meccanica tendi a urlare con lui. Questa cosa all'inizio serve per creare, per buildare tensione, diciamo, fondamentalmente. È una forzatura, però una forzatura che si percepisce solo... Tecnica che si percepisce solo all'inizio, diciamo. Quindi l'idea sarebbe costruire un codice per far sì che vari codici si costruiscano azioni corali molto più facilmente. Esattamente, cioè, nel senso, la classica, la cheerleader dello slash, per cui tu sei la vittima e lei urla in automatico. Come vede qualcosa di traumatico, lei fa casino. Distribuisci, diciamo, due o tre ruoli pensati su questo archetipo e chiaramente generi tensione che genera tensione. Genere, ok? Bene, grazie a tutti.